per la serie errori posizionali. Vedremo anche in questa partita come la scarsa familiarizzazione con strutture fondamentali possa essere una delle cause principali di errore durante una partita. Anche qui uso una partita di uno studente, qui si tratta di due prime nazionali, il livello quindi è superiore rispetto alla partita precedente in cui abbiamo visto due seconda nazionale, una partita giocata il 17 marzo 2019 al CIS e si tratta di una est indiana. L'est indiana è un'apertura in cui il bianco ha subito un notevole vantaggio di spazio centrale, il nero poi si affida alle spinte di rottura E7, E5 oppure C7, C5 per diciamo, demolire o cercare di demolire il centro del bianco. Il bianco che ha utilizzato in questa partita, tra i tanti sistemi a sua disposizione, ha usato il sistema classico, cioè semplicemente vuole fare cavallo F3, alfile 2, arrocco, quindi centro, sviluppo, arrocco, le tre regole d'oro di ogni apertura, confidando nel fatto che poi il vantaggio di spazio al centro gli darà un buon medio gioco. Il nero ha proseguito con E7 e E5, che dicevo è la spinta di rottura più popolare, e che dà luogo però a una serie di strutture pedonali, in particolare a nove strutture pedonali che occorre assolutamente conoscere. L'altra alternativa è appunto spingere C7 e C5. Ora vi è un'attenzione al centro, il bianco o cambia in E5 o avanza in D5 o conserva la tensione, il bianco ha preferito conservare la tensione, giocare a rocco e quindi ha completato la sua idea, lasciando al nero la scelta tra tre sistemi differenti. Il sistema più antico è cavallo B in D7, seguita da C7 e C6. Il drawback è l'alfiere capochiaro in C8, limitato nei movimenti. Personalmente ho giocato questo sistema dal 1989 al 2001. Il secondo sistema, storicamente, perché questo diciamo, parte dagli anni 50 in poi, negli anni 70-80, dopo un famoso torneo in Argentina, Mar del Plata, in cui fu utilizzato soprattutto cavallo C6, che vedremo in questa partita, in cui il nero esercita immediatamente pressione su D4 e quindi obbliga il bianco a prendere una decisione centrale. Dopo capiremo qual è il drawback di questa linea. Ed infine i sistemi moderni, quelli che io gioco attualmente, cioè cavallo A6. Il vantaggio, principale è l'alfiere capochiaro C8 che è attivo sulla diagonale C8-H3. Diceva David Bronstein nel suo libro, quello sul torneo dei candidati del 1953, che la casa migliore per l'alfiere capochiaro nell'est indiana è la casa iniziale di partenza. Un simpatico paradosso che però ci fa capire come questo alfiere sia a volte un problema. Va bene, però il nero, ripeto, ha giocato la variante Mar del Plata, cavallo C6, il bianco può ha sempre tre opzioni, o conservare la tensione, ma ora è un po' più difficile, per esempio alfiere E3, l'alfiere è instabile, cavallo G4 e subito deve spostarsi, o cambiare in E5, D per E5. In generale il cambio di E5 non è molto vantaggioso per il bianco, perché il nero può occupare l'avamposto in D4, mentre il bianco avrà più difficoltà ad occupare l'avamposto in D5, dato che il nero ha ancora a disposizione C7 e C6. È rimasto più flessibile, ha più opzioni, il bianco si è compromesso avendo avanzato sia C4 sia E4. Quindi diciamo che D per E5 di solito non dà grandi vantaggi al bianco, quindi il metodo migliore è avanzare in D5, con cui il bianco mette un pedone sulla quinta traversa, questo è il sistema Petrosian. Il bianco ha vantaggio di spazio e si definiscono già da ora i piani per entrambi i giocatori, che sono: il nero tenterà di giocare F7, F5 e il bianco C4, C5. Tocca al nero, cavallo E7.
Qual è il pezzo problematico del nero? L'alfiere cattivo in G7? No, assolutamente no. L'alfiere cattivo è un problema in finale. In apertura pensate ad altro. Il vero pezzo problematico per il nero è adesso il cavallo E7, proprio lui. Perché è completamente immobile, paralizzato. Il metodo migliore per attivarlo sarebbe giocare G6-G5 e poi fare cavallo G6. Ma non si può giocare G5, perché sarà il file campo scuro del bianco in C1. E allora bisogna fare prima F5, F4, chiudere quella diagonale e poi G6, G5. Vedremo questo piano in partita. Il bianco, a questo punto tocca a lui, ha anche lui almeno tre opzioni. E cioè, può giocare B4, l'attacco a baionetta, per spingere immediatamente C4, C5. Molto aggressivo, interessante. Cavallo in D2, è interessante questa linea. Praticamente il bianco vuole avanzare C4, C5, cambiare in D6 e poi giocare cavallo C4, esercitando immediatamente pressione sul pedone in D6. Quindi, per esempio, immaginate un cavallo in C4, l'altro cavallo salta in B5 e così via. Non solo, il cavallo D2 ha anche un ruolo difensivo, in caso di bisogno può tornare in F1 a difesa del proprio re. Viceversa, il bianco in partita ha scelto un altro metodo, che è molto popolare, cavallo E1, con l'idea di fare cavallo D3. Sempre per supportare la spinta C4-C5 e si prepara a rispondere a F5 con F3. Qual è il drawback? Che andando in D3 il cavallo si allontana un po' dal proprio re bianco, dal proprio arrocco, quindi lo lascia leggermente sguarnito. Comunque sono tutti e tre questi sistemi sono giocabili. Il nero ha proseguito con cavallo D7 per preparare la spinta F5, deve assolutamente rimuovere il cavallo F6. Cavallo D3 prosegue col suo piano di preparare B4 C5. Perché è ovvio, insomma, col centro bloccato il gioco si svolge sulle ali, sui lati. F5, pressione sul pedone E4, il bianco lo supporta con F3. Il nero però non ha ancora risolto il problema del cavallo E7, questo è il pezzo problematico. Bisogna quindi, per poter giocare G6-G5, bisogna prima chiudere la diagonale C1-G5 e poi poter fare G5. Osservazione. Molto spesso le categorie nazionali si eccitano quando vedono che iniziano a spingere F4, G5, G4, boom, bam, vedono i loro pedoni neri avanzare sul lato di re contro il re bianco e dicono sto meglio, sto attaccando. Errore. In realtà l'attacco del bianco sul lato di donna è molto forte. Vi consiglio, se non vi fidate di me, di comprare il libro. Ecco, questo è un libro, vedi, in realtà di questo libro, di cui cito adesso il nome, è interessante solo l'introduzione, e cioè è il repertorio sull'est indiana del maestro romano Alessio De Santis. Sulle linee che lui consiglia io ho molto da eccepire, ad esempio non mi piace come tratta la Semish, però l'introduzione è molto buona, e in cui dice appunto questo, che l'attacco del bianco sul lato di donna è molto forte e a livelli bassi questo non è compreso bene. Tocca, dicevo, al bianco, che ha proseguito con alfile D2, completa lo sviluppo, e finalmente G5, quindi il nero ha ottenuto quello che voleva, cioè poter muovere finalmente quel benedetto cavallo E7 e andare in G6, e poi semmai da lì arrivare in H4, a quale prezzo però? Al prezzo di aver reso molto cattivo il suo alfile in G7. Il piano del nero comunque, al momento, è quello di avanzare G5-G4. Prima o poi, questo è l'unico piano attivo che ha, quindi lo può preparare con cavallo F6, H5, insomma deve spingere in G4. Il bianco deve combinare il suo piano di attacco sul lato di donna, quindi C4-C5, con un piano difensivo sul lato di re. Vi sono due metodi. Allora, mostro prima il più antico, tramite la partita Poliugajewski-Tal del 1980, un classico. Poliugajewski proseguì con 3-C1 per supportare C4-C5, cavallo F6
per giocare g5, g4, c5, eccola che è arrivata, cavallo g6, come dicevo il cavallo si attiva via g6 per andare in h4, c per d crea una debolezza nel pedone d6 del nero, che attacca immediatamente con cavallo b5, Poligaevski attacca quindi non solo il pedone d6 e il pedone a7, ma minaccia anche la settima traversa, minaccia un ingresso in settima traversa. Tal rispose con l'idea di Gligoric, torre f7, una mossa standard con cui difende la settima traversa e prepara alfile g7 f8 per difendere il pedone d6 e per sgomberare la casa g7 per la torre. Il bianco ha proseguito con donna c2 per entrare in settima traversa con il cavallo a tutti i costi, cavallo 8 per proteggere la settima traversa, a4 con l'idea di fare a5, però non è una grande minaccia e quindi Tal si è dedicato alla spinta in g4, ecco, guardate Poligaevski come si difende, cavallo f2 controlla la casa g4 dopo alfile f8 per difendere d6 e preparare torre g7, il bianco ha giocato h3. Benissimo, quindi Poligaevski si è difeso con due pedoni, l'alfiere, il cavallo e eventualmente anche con donna d1, 5 pezzi per difendere la casa g4. Qual è il drawback di tutto questo piano? Un po' troppi pezzi legati in difesa, secondo me, cioè non è poi proprio, diciamo, è un piano un po', non lo so, non è che mi entusiasmi, però voglio dire, storicamente è il primo piano usato e sicuramente non è malvagio. Vediamo però in partita il bianco ha usato un metodo più moderno, siamo alla 13ª mossa, ha giocato g4, g4 è proprio violenta, brutale, cioè ha detto al nero, gli ha sbattuto un pedone in faccia, ha detto tu g5, g4 non la giochi. Quali sono le conseguenze di questa mossa? Beh, le conseguenze è che il nero, adesso il punto di contatto tra le due armate, tra le due strutture pedonali, è diventato H5, che ho colorato di rosso, quindi deve giocare qualcosa come H5. Il cavallo E7 lo porterà in H4. Per supportare H5 c'ha due sistemi, o muove il re, per esempio fa re F7 e torre H8, l'ho vista giocare da Kasparov. Il metodo più comune però usato dagli scacchisti è l'alzata di torre, torre F6. Mostro una linea così ci capiamo subito. H5, pressione su G4. H3, ovvia, difendo. Torre F6, ecco, questa alzata di torre è efficace perché non solo è una mossa d'attacco, no? Preparato torre H6, ma anche difende il pedone D6, che ho detto essere il punto più debole nello schieramento del nero. Per esempio B4 per preparare C5, torre H6, questa è una partita, ho scelto una partita dell'89, qui il bianco suppongo che la migliore sia C5, vabbè, diciamo pari chance, ecco, caviamocela così. Comunque la posizione del nero a me piace abbastanza, insomma, il cavallo può andare in H4, può aprire il nero la colonna H in qualsiasi momento in suo favore, non è assolutamente spiacevole la posizione del nero. Quindi H5 è la mossa, diciamo, la replica più abituale, quella che immediatamente pone pressione su G4. Invece, siamo, ripeto, alla 13ª mossa, il nero ha commesso un errore posizionale. Vedrete che questo errore posizionale sarà già decisivo, cioè decide l'esito della partita. Ha giocato, ha catturato en passant, F per G3. Qual è la sua idea? Boh, non lo so, io penso che forse
avesse intenzione di fare poi a un certo punto G4 e alfiere H6, cioè liberarsi di quel benedetto alfiere cattivo. Ma questa paura dell'alfiere cattivo io sinceramente non riesco a concepirla proprio, cioè in apertura, medio gioco, non vi preoccupate dell'alfiere cattivo, in finale al limite, ma per adesso che senso ha tutto ciò? In realtà dopo H per G3 il mio giudizio sulla posizione è totalmente inverso, cioè è totalmente a favore del bianco. In pratica, che cosa è successo? Che si è aperta la colonna F, ma è una colonna che il nero non sfrutterà mai perché il pedone F3 è troppo ben difeso. Il bianco può anzi ulteriormente difenderlo con re G2. Re G2 è seguito da torre H1 con cui controlla la colonna H, quindi il nero avrà adesso difficoltà ad aprire la colonna H e sicuramente non riuscirà a occuparla. Il cavallo E7 non è stato risolto il problema, perché anche se arriva in G6 non potrà andare né in F4 né in H4, quindi, perché il pedone G3 fa buona guardia. Quindi è un completo fallimento posizionale questo cambio stato, quindi dovuto, ripeto, alla mancata familiarizzazione con le strutture pedonali tipiche dell'est indiana in questo caso. Questa è appunto una delle nuove strutture dell'est indiana, va conosciuta, cioè a livello di 1008, 1009 di Elo, non è una scusante. Vediamo come è proseguita. Dopo H per G3, ecco l'altro punto focale che voglio, su cui voglio soffermarmi è questo: la totale mancanza di controgioco del nero. E questo è l'altro problema grosso, non sa più dove diavolo a pigliarsi, mentre prima con H5 almeno c'aveva l'idea di aprire la colonna H, oppure di fare cavallo H4, insomma qualche idea di controgioco ce l'aveva, ora non l'ha più, quindi è rimasto con il pezzo sempre limitato nei movimenti, il cavallo E7, e totalmente privo di controgioco. Questi sono due gravi errori, due gravi problematiche. Tocca al nero, il nero ha proseguito con cavallo G6, sì, vabbè, è bello, ma il cavallo è rimasto comunque limitato nella mobilità, non può andare né in F4 né in H4, quindi l'ho colorato di rosso per indicare che la sua posizione non è cambiata, la sua situazione non è cambiata, non è migliorata. Il bianco ha giocato re G2 per fare torre H1, forse più accurata sarebbe stata torre F2 per fare torre H2, perché il re in G1 lo vedo più, lo sento più protetto, vabbè, comunque diciamo un fatto poco significativo. Quindi re G2, il nero a questo punto ha sentito molto la debolezza del pedone in G5 e lo ha difeso con H6. Sinceramente io penso che forse andava tentata H5. Vediamo, non cambiava di molto la situazione, però vediamo un pochettino. H5 con l'idea di fare G4 oppure H4. Per esempio il bianco avrebbe proseguito con dopo H5 poteva proseguire con, ecco, donna C1 per esempio per attaccare il pedone in G5, alfiere F6 lo difende, torre H1 minaccia il pedone H5, H4 cambia in H4, cavallo per H4, re F2. Anche se il cavallo è arrivato in H4, sinceramente il mio giudizio non cambia, cioè il bianco sta sempre meglio, perché il pedone in G5 è debole, il bianco può attaccarlo, per esempio può spostare il re, fare re E1, D1, C2, cioè porta il re nella casa che ho colorato di verde nel lato di donna, quindi mettere al sicuro il proprio re, poi portare i pezzi pesanti, donna G1, poi diciamo andare in G3, poi è torre A in G1, quindi porta tutti i pezzi pesanti sul lato di re e attacca il re nero che è visibilmente sguarnito
di pezzi. Il pedone G5, ripeto, è debole, il cavallo H4 è sì, ma poi dopo sarà un pezzo difeso da un pedone inchiodato, insomma la situazione non è piacevole, però secondo me andava tentata. H5 andava comunque tentata, perché dopo H6, torre H1, adesso H5 non la può più giocare. Ricordate, se non avete uno straccio di controgioco, non andate da nessuna parte. Ecco, questo è proprio detto proprio brutalmente. Non avete il controgioco, non potrà, perché adesso il bianco attaccherà a mani libere sul lato di donna. Di solito, parlando diciamo in termini di strategia generale, no? Quando qualcuno vi attacca su un lato, voi avete tre scelte: o attacco sull'ala, contrattacco al centro, ma qui ovviamente non esiste perché il centro è bloccato. Seconda opzione: attacco sull'ala, contrattacco sull'altro lato. Oppure, terza opzione, è difesa passiva sul lato dove siete attaccati. È chiaro che la prima opzione è sempre la migliore, cioè quella di cercare un vostro controgioco sull'altro lato. Qui il nero oramai il controgioco sul lato di re non lo ha più, quindi ha dovuto fare, che cosa? Ha tentato una difesa attiva sul lato di donna. Ma è chiaramente destinata al fallimento, vediamo. Il bianco ha giocato alfiere 3, l'alfiere è attivo sia contro il lato di re sia sul lato di donna. Basta confrontare i due alfieri caposcuro, guardate l'alfiere G7 del nero come fa schifo rispetto all'alfiere in E3 del bianco. Torre B8 prepara B5, C4 C5, la spinta tematica di rottura che era stata preparata, B5 cerca di chiudere il lato, cerca controgioco. Qual è il drawback? Qual è la conseguenza negativa immediata? Casa C6 debole, non controlla più quella casa, quindi il bianco ha giocato cavallo B4, bella questa mossa, sfrutta le immediate conseguenze dell'ultima mossa del nero. Il nero che ha giocato donna e F6, donna F6, che cosa spera? Una pressione su F3? Sì, vabbè, ma è ridicola, è totalmente sterile, inutile. Cavallo in C6, attacca la torre, sposta la torre. B4, bella, il bianco sta giocando veramente alla grande. Fissa il pedone B5 e prepara l'attacco con A4. Fissa e attacca, fissa e attacca, fix and attack, un vecchio proverbio di addirittura risale a Nemtsovich. Fissa e attacca, oramai proprio il nero sta subendo una lezione strategica dal bianco, proprio è amara la situazione. Cavallo B8, cerca di cambiare i cavalli. Qua la mossa migliore per il bianco sarebbe stato ignorare proprio del tutto e giocare coerentemente A4, avrebbe vinto più rapidamente, ma ha cambiato un paio di cavalli, ma insomma facilita leggermente, ma non di tanto, la difesa del nero. Torre per B8, torre C1, alfiere D7, C6, alfiere 8, e finalmente A4. Ok, quindi da un punto di vista posizionale la partita è oramai senza storia. Voglio solo continuare per qualche altra mossa, perché vi voglio far vedere l'errore decisivo del nero, perché è istruttivo. Dopo B per A4, donna per A4, alfiere F7, donna A5, attacca il pedone C7, lo difende con la torre, il cavallo B1. Ecco, a questo punto, in questa situazione psicologicamente disperata, devastante per il nero, perché, ripeto, non ha controgioco. I suoi pezzi sono un agglomerato abnorme, tutti uno accavallati uno sopra l'altro. A questo punto, in preda alla disperazione, il nero ha giocato cavallo F4, scacco. Beh, è un sacrificio disperato, ma è ovvio che
senza futuro, senza chance, il bianco semplicemente ha catturato. Quindi vedete quindi come il pezzo problematico del nero in tutta la partita non è stato l'alfiere cattivo, ma è stato il cavallo in c6, che ha fatto tutta quella manovra, prima in e7, poi ci ha messo un sacco di tempo per arrivare in g6, e poi niente, poi per colpa di quell'errore del nero, quella cattura en passant maledetta, quel singolo errore posizionale, si è ritrovato senza controgioco. E questa è la situazione peggiore che possa capitare, stare senza controgioco. G per f4, per f4, attacca l'alfiere, torna indietro, donna b2, sì, ecco, in questo momento il nero non ha più l'alfiere cattivo, ma chi se ne frega, cioè non, il controllo della grande diagonale scura non gli serve a niente. Donna b2, per esempio, è entrato in seconda traversa, minaccia l'alfiere, l'ha difeso, alfiere f5 con qualche idea legata a una specie di sacrificio in e4, il bianco tranquillamente ha riportato indietro la donna e la donna nera si è dovuta ritirare in buon ordine, minaccia alfiere per e4 adesso, seguita da f4, f3 scacco, ma dopo cavallo d2 è evidente che il nero non ha compenso per il pezzo. Ha proseguito qualche altra mossa, giusto perché si tratta di un incontro a squadre, ma insomma mi posso fermare qui e trarre le conclusioni strategiche generali. Allora, le conclusioni sono: il principio strategico più importante a scacchi è il principio di limitazione. Qui avete visto che il nero ha avuto grandissimi problemi per via del cavallo E7 che era limitato nella mobilità. Il maestro internazionale Hans Berliner, il mio mito, quello che, diciamo, mi ha fatto capire gli scacchi, diceva che gli scacchi sono decisi solo da tre elementi: mobilità, attività e board control. Devo usare l'inglese perché controllo non è controllo di casa, board significa sia scacchiera sia casa, quindi dovrebbe essere sia square control sia board control, insomma lo uso in inglese che suona meglio, quindi mobilità, attività e controllo. Secondo punto, seconda osservazione: se non hai controgioco l'esito finale della partita è deciso, cioè rassegnati al fatto di perdere, sarà sfavorevole. Punto numero 3, per giocare una apertura strategica come l'estindiana occorre familiarizzarsi con le nuove strutture dell'estindiana con E5, quindi occorre studiare prima il medio gioco dell'estindiana e poi dopo mi parlate di, mi mandate quei soliti commenti su YouTube, quali libri mi consigli, quale repertorio di apertura, ma è inutile, devi studiare prima il medio gioco, questo vale per tutti, ovviamente sia per il bianco che per il nero, in questo caso specifico.